eccoci questa sera dalla Perla durante il Fuorisalone. Ci racconti un po' di questa fantastica installazione? Ma l'idea parte dal concetto del frattale. Ultimamente noi come studio facciamo molta sperimentazione, quindi non soltanto attività professionale, ma anche molta ricerca. Solo in questo modo si possono fare progetti innovativi. Mi intrigava ultimamente, sto lavorando molto sul concetto del frattale, quindi dal concetto del modulo che è composto, quindi parte anche dalla natura, no? La natura ci insegna tantissimo. Che composto può generare degli scenari diversi, dall'architettura al paesaggio, al design, alla moda. Per cui tutto è, da qui nasce il titolo frammenti, cioè frammenti di elementi che componendosi creano uno scenario impensato. Per cui, non so, ad esempio qua vediamo delle anemoni in carta, io le chiamo anemoni, che abbiamo disegnato, che messe insieme creano un tessuto connettivo che collega tutto. Poi c'è molta ricerca nell'ambito dei materiali, quindi materiali tridimensionali, materiali tattili. Mi interessa molto il tema dell'interazione tra la persona, tra l'uomo e l'architettura e lo spazio, gli interni e le superfici. Mi dica anche due parole su queste fantastiche grucce che stanno un po' svelando anche la collezione La Perla. Ah, sì, allora questo è il quarto anno consecutivo che facciamo questo evento qui nello spazio La Perla. Ogni anno abbiamo sempre voluto coinvolgere La Perla anche usando i loro prodotti. Le altre volte abbiamo usato dei loro pezzi unici che diventavano lampade, diventavano sedie, una sorta di operazione di ready made, no? Questo è il primo anno dove invece l'oggetto La Perla lo presentiamo così com'è. E allora abbiamo disegnato delle grucce che partono un po' dal mondo animale, no? Per cui elementi che sembrano chiaramente stilizzati, rielaborati, animali marini o in un'altra zona che sembrano dei pipistrelli stilizzati, e poi sono stati lavorati come se fosse un embroidery, come se fosse un pizzo, un decoro che un po' rimanda all'oggetto La Perla, al decoro dei pezzi La Perla. Cosa hanno in comune il mondo dell'intimo e il mondo dell'architettura? Il corpo, cioè tutto viene fatto per l'uomo, uomo-donna, parlo in generale senza distinzione di sesso. L'intimo fascia, veste, svela, fa vedere, non fa vedere, ammicca. Quando progettiamo degli spazi, gli spazi più interessanti sono quelli dove non li sveli, quando non li sveli subito, ma ti incuriosiscono, allora ti spingono ad andare a vederli, come nell'intimo indossato da una donna soprattutto. Grazie mille. Prego. Mexico, el Gano.